con questa immagine sconvolta di Bossi, che ha dichiarato praticamente parallelamente ad Alfano la rottura tra PDL e Lega, io e Riccardino, l'opinionista aretino, apriamo questa rassegna stampa dicendo che oggi vi spiegheremo la metafora. Perché? Giusto? Perché? Perché il giornalista, per esempio, scrive: minacce di Bossi di Carroccio. Il Carroccio ora sbanda. Sbanda. Dove sta la metafora? Perché sbanda il Carroccio? Sbanda, sbanda. Hanno sbandato, io non lo so. Perché? Perché c'è il parallelo tra il Carroccio. Con Carroccio, ogni cosa. Giusto. Io non so niente. Però lui, te devi intuire da giornalista. Intuire, sì. Cos'è il Carroccio? Carroccio non lo so, bisogna intuire. Carroccio, ma che viaggi con quel Carroccio? Quella carretta, Carroccio. No, bravo, esatto. Perché tutti sono bravi a salire nel carro. Nel carro per fare tutti i pezzi. No, l'hai visto, per dire all'orciolaio. All'orciolaio, cari, quest'anno è la giosta, il carnevale è stato rimandato. E per questo, essendo rimandato, hanno deciso di dividersi. Questa è la spiegazione della metafora. Per esempio, qui c'è un altro titolo sulla benzina, no? Aumenta la benzina. Presto la verde a 2 euro. A 2 euro. Allarme dei distributori di carburante. La CIA ricadute sulla tavola. Che vuol dire ricadute sulla tavola? Perché? Sono cadute, ha messo una cosa nella tavola. C'è da mettere la benzina. La no? benzina, anche io l'ho messa stamani. Oh, quanto ne hai messo? Ho messo 3 euro. Messo. 3 euro. Ma te comunque. Insomma, e 5 euro d'olio. Come 5? Che c'è da fare la bruschetta o c'è da viaggiare? Metto benzina e olio, sennò dopo mi segnalo 5 euro di olio. 5 euro d'olio? Perché sennò mi segna rosso, posso dopo mi casa. Vedi, perché se la metafora è che segna rosso, che i comunisti ricadono nella tavola, tavola. Perché fanno sempre quelle sagre. Le sagre, no? Questa è la metafora, capito? Sì, sì. Te stai spiegando al popolo. Al popolo. Per esempio, un'altra metafora qual è? Allora, il governo ha espresso solidarietà ai militari imprigionati in India e loro hanno detto: abbiamo fiducia nelle istituzioni, si vede che è da molto che mancano dall'Italia. Dove sta la metafora? Perché sono andati via dall'Italia? Perché hanno deciso, l'ha mandati loro, la politica ha mandato questi. Il Marò. 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 Che è Marò. 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 Marò, va là. Ah, va là, Marò. Va là, Marò. Non è un militare, il Marò è un passato remoto. Passato remoto. Io Marai. Io Marai. Tu Marasti, egli Marò. Marò. Noi Marammo. Marammo. Voi? Marasti. Essi? Maranno. 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 Allora, Elisa, la cantante ecco, Elisa. Ecco, questo ce l'avevo. Sì, Elisa. Che canta Elisa? Elisa. Per Elisa? Ecco. Elisa ha detto, ha confessato: sono terrorizzata da tutti gli animali che volano, soprattutto dalle... Te pensavi? No, dice soprattutto dalle farfalle, che avrà voluto dire, riferito alle farfalle di Sanremo. Non fa così, che non c'ha l'audio, capisce male. Chi l'aveva la farfalla a Sanremo? Sanremo? Boh, non lo so come si chiamava. Belen. La Belen. Allora che vuol dire lei, Elisa? Che Elisa. Vuol dire? Elisa è una cantante. Elisa è una cantante che si vuol fare... Tutto il ballet, tutto dritto. Capito? Questa è la metafora. Allora... Domani è la festa della donna. Domani, allora, innanzitutto c'è il flop dei diplomatici. Il PDL ha detto: ci voleva Silvio. Dove sta la metafora? Al tavolo. Al tavolo, quello della benzina. Benzina che quando hanno fatto il pieno, sono stati a tavolo. Ultima metafora è questa sullo sport, Luca. Si vede, stasera si gioca il recupero. Alle 6:30 Bologna, Juve. Però questo è riferito a Ibrahimovic ed è titolato Tre Marella, dove tre è scritto ha perso 3-0 il Milan. Bravo, quindi dove sta la metafora? La metafora, lì. Non so che è. Cioè che hanno avuto paura ieri sera. Hanno paura che dove perde 4-0. Perché all'andata, cioè spieghiamo. All'andata. Spiega il meccanismo della partita di Coppa. Perché all'andata a Milan vinci 4-0, loro devono fare 4, c'era tutti gli strumentali, potevano fare...
Capito, perché in caso di pareggio... Le pareggi fanno i supplementari e i rigori. E in caso di maltempo... Di maltempo. Si balla al coperto. Si balla al coperto. Questa era Maiorca, Maiorca, Maiorca. Io spero che stasera la Juve facesse un bel risultato, almeno se si fa pari con Mina. Quindi ho capito che sei gobbo. Prima cosa so per Arezzo. Prima di tutto. Prima allora di... chiudiamo con Arezzo. Sguaccialupi. Con l'ultima metafora che dice squaccialupi alla buffet. È l'anti-buffet. All'anti-buffet. Che vuol dire essere l'anti-buffet? Prima c'è il buffet. E il buffet che si mangia lì. Si mangia anche pasta. Ma squaccialupi ha detto, se devo mangiare, mangia a sedere. Mangia a sedere, no, in piedi. Al buffet. Bisogna essere precisi al tavolo. Bisogna mangiare. Ci vai al buffet, no? Sì, io mangio preciso il buffet e mangio a sedere. Mangiare a sedere, quindi se puoi dire chi va alla Gorizucchi, caro squarcialupi, hai ragione, siamo con te. E dici in che ristorante ci si trova? Si va a Chiarezza. Chiudiamo con un'imitazione, il famoso concorso. Concorso, dovete indovinare chi è questo personaggio. Oh ragazzi, tutto bene allora? No. Non va detto. Che cosa devono fare? Indovinare quando uno pensa aver indovinato, che deve fare? Telefonare a WWT Chiarotondo a scrivere il numero 1 e quell'altro deve indovinare il personaggio. Quando c'è la chiarezza, c'è tutto. Dobbiamo dire dove li aspettiamo domani sera. Al ristorante Torretta di San Zeno, ore 21, insomma, 20:30, lì si mangia. Cena a prezzo fisso 25 euro, che te non paghi, lo sai che non paghi? No, vengo. Vieni, mangi e non paghi. Faccio imitazioni e spogliarello. Si fanno fin qui in atto. Ora vedi, lo spogliarello non andava detto che l'hai un po' arrapate. Oddio. Saranno arrapate? Bollo, insomma. Tanto non avranno sentito detto piano. Lo chiamano Calibro 9. Calibro 9. Quando è nudo. Mi sa, non ha sentito tanto. Ho detto piano. Arrivederci a domani, per la festa. Arrivederci.